Buonasera, buonasera a tutti. Salve, io sono Mario Mauri di Officina Soccer e insieme a me Giovanni Bartoletti, l'avvocato Giovanni Bartoletti, l'avvocato Simone Negro, l'avvocato Guglielmo Scienzi. In questa edizione Caffeina abbiamo organizzato degli eventi a sfondo sportivo e culturale, inserendo per la prima volta in questo grande contenitore che è Caffeina degli eventi a carattere sportivo. Abbiamo cercato di parlare di cultura nei vari sport, abbiamo fatto il primo incontro il 27 con Montali, Giampaolo Montali, coach della pallavolo che ci ha fatto la scuola per la serata, e il secondo invece si è svolto ieri, abbiamo parlato degli stadi, della costruzione di questi nuovi impianti in relazione anche ai mutamenti del tessuto urbano e sociale che determinati impianti possono condizionare. Siamo giunti questa sera al terzo incontro, per tanti versi il più atteso, con Leonardo. Siamo contenti che Leonardo sia qui con noi ovviamente, ma si è voluto pensare a questo incontro innanzitutto perché credo che Leonardo nel mondo dello sport, nel calcio, è un esempio positivo, e oggi di esempi positivi nel calcio o in altri sport ce n'è veramente bisogno. Leonardo rappresenta la faccia pulita del calcio, rappresenta la faccia pulita dello sport, e il messaggio che può essere dato ai giovani credo che non possa essere meglio presentato che dal calciatore Leonardo Bonucci, al quale noi speriamo di aver aperto con questi tre eventi a Caffeina Cultura una finestra che potrà proseguire anche in futuro nell'ottica di creare un'opportunità di crescere culturalmente, e questo del Viterbo può rappresentare un'occasione, e diventare punto di riferimento per le varie professionalità che potranno di volta in volta succedersi sia nel prossimo edizione di Caffeina o al di fuori di Caffeina, per poter rappresentare un momento di raffronto attraverso il quale poi generare un movimento di crescita nel quale tutto il movimento sportivo ed in particolare il calcio ha bisogno, questo sicuramente. Speriamo che Officina Soccer insieme a Caffeina Cultura e a tutte le altre unità preposte a far questo anche negli anni a seguire possano inserire nel loro contenitore altri eventi di questa tipologia per far sì che Viterbo diventi un punto di riferimento. Adesso lasciamo però la parola a chi di parole se ne intende, in questo momento come Fabio Massimo Splendore, ma anche Leonardo, perché insomma credo che televisivamente non abbia nulla da invidiare, la dialettica è ottima e spesso e volentieri infatti chi si presenta alle interviste è Leonardo. Prego, grazie. Buonasera a tutti. Grazie, io mi presento rapidissimamente, sono Fabio Massimo Splendore del Corriere dello Sport e ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa opportunità. Sono particolarmente onorato e felice di essere qui con Leonardo, che torna da una bella avventura, perché insomma, mi ricordo in un recente forum al Corriere dello Sport con l'ex CT Marcello Lippi, disse: chi vince la Confederation Cup non vince mai un mondiale, quindi noi abbiamo cominciato col piede giusto, siamo arrivati esatto, quindi voglio dire, alla fine è stato anche giusto provvidenziale quel piccolo infortunio. E, si dice che nessuno è profeta in patria, non mi sembra il caso di Leonardo Bonucci, perché una platea così, così bella, un'atmosfera così bella nella sua città, credo che sia insomma un bel... Prata aperti, tanti parenti. È una spalla straordinaria. Il tema della serata è come è cambiato il mondo dell'informazione, come è cambiato il rapporto nel mondo dell'informazione fra i giocatori e i vari organi di informazione. Ecco, Leonardo è la testimonianza del fatto che da sparring partner lui diventa assoluto protagonista, quindi si muove benissimo in questo mondo. No, io intanto volevo cominciare, prima di entrare un po' in quello che è il tema, nel chiederti, visto che siamo all'interno di una manifestazione che valorizza poi i luoghi storici di Viterbo, ti chiedo un piccolo sforzo di memoria personale per raccontarci un attimo
qual è un luogo storico di Viterbo tuo personale a cui ti senti affettivamente legato e qual è il tuo ricordo di calciatore che comincia a Viterbo? Sicuramente il quartiere, che ricordo con piacere perché sono tra virgolette uscito da mia mamma in quel quartiere, sono cresciuto finché non sono andato a Milano e Piano Scarano. Sono cresciuto calcisticamente sia come ragazzino giocando con mio fratello, anche prendendo qualche schiaffo ogni tanto perché mi mettono sempre in porta, quando ero più piccolo giocavo con quelli più grandi, mi mettono in porta, però è Piano Scarano, quartiere medievale, ci si conosce tutti, c'è sempre una parola buona per tutti quanti, siamo tutti una grande famiglia in quel quartiere. Stasera qui vedo in prima fila anche il parroco di Piano Scarano, Don Alfredo, e come vedi, quando sono andato via, che sono andato a Milano, comunque la gente del quartiere ha sempre portato in alto il mio nome, anche quando non ero alla Juventus, e quando rientravo trovavo sempre un pensiero, comunque sia persone che spendevano parole buone nel mio conto. Credo che questo sia per una persona che vive fuori, che comunque è sempre sotto gli occhi dei riflettori, sia una cosa positiva. Assolutamente sì. Tra l'altro insomma so due club intitolati a Viterbo, uno a Grotte Santo Stefano e uno dove ho fatto una stata un'oretta fa, inaugurato da poco. Mario Mauri diceva una faccia pulita, io dico una faccia pulita e vincente, perché insomma sto ragazzo a 26 anni ha già vinto, intanto pensavo ha vinto con due squadre che non è che negli ultimi anni si siano amate tantissimo, quindi già questo ti rende assolutamente peculiare, però ha vinto tre scudetti, una Supercoppa di Lega, uno scudetto Primavera, e adesso arriviamo diciamo alla Juventus, alla stagione che sta per cominciare, dove si trovano gli stimoli per fare ancora meglio rispetto a quanto di bello e di buono è già stato fatto? Sicuramente quando uno inizia una nuova stagione gli stimoli ci deve avere, perché sei dentro alla tua passione, cominci la nuova stagione rincorrendo quel pallone che è stato sempre il sogno fin da bambino, quindi vengono automatici gli stimoli, la voglia, il sacrificio di ogni giorno di faticare sul campo, specialmente nei primi periodi quando si prepara la stagione. E poi è normale che quando giochi con una grande squadra come la Juventus, sei un nazionale, gli stimoli vengono da sé, ce l'hai dentro, perché quando indossi certe maglie così gloriose, la maglia della nazione, è un qualcosa che ti scatta dentro in automatico, non c'è neanche da stare a preparare chissà che cosa. Te lo trovi dentro e te lo trovi dentro anche perché è una passione coltivata fin da piccolo, come ti dicevo prima, io a 5-6 anni ho cominciato a calciare i primi palloni e giocavo con mio fratello che ce n'è 5 in più, quindi nel quartiere, nei vicoli del quartiere, chiunque passava vedeva i fratelli Riccardo e Leonardo che sotto casa si tiravano le pallonate, perché non era ancora calcio, era solo pallonata. Alla fine il calciatore l'ha fatto veramente il più forte o ha detto ai tanti no, tra virgolette il più sculato. Allora, dico, allora approfitto del tuo premio, sculato bene, perché arrivare la squadra che è tornata ad essere la più importante d'Italia. Allora, lui era interissimo, io juventino sin da piccolo, quindi più sculato di così. Prima ho fatto contento lui e poi mi sono fatto contento da solo. Esatto. Senti, veniamo un attimo al tema che ci suggerivano gli organizzatori, il tema della serata, come è cambiato il rapporto del mondo dell'informazione con voi calciatori. Io credo che la prima grande rivoluzione sia avvenuta attraverso il 24 ore su 24 di Sky, che era la prima grande novità rispetto a quello che potevano proporre i giornali. Ora siamo arrivati allo step successivo in cui addirittura sembrerebbe quasi che non ci sia più filtro nel mondo dell'informazione, perché attraverso il social network tu ti svegli una mattina, vuoi dire una cosa e lo fai. Tu tra l'altro sei un discreto utilizzatore di social network. Super attivo. Facebook, Instagram, Twitter. Ecco, ti chiedo intanto questo tipo di rapporto senza filtri, che è una cosa che per i giornali magari può essere una manna, perché un giocatore si sveglia e dice una cosa e tu la scrivi. Le società
come lo vivono questo fatto? Cioè, vi dicono magari di utilizzare comunque con parsimonia il mezzo del social network, sì, di stare, ecco, c'è una sorta di attenzione? Sì, c'è sempre comunque sia una persona da dentro stampa a cui viene riferito, se non quotidianamente, o comunque sia la maggior parte dei tweet, dei post che vengono fatti passano prima sotto l'ente ingrandimento delle persone addette e poi, se riguardano il calcio ovviamente, cioè, poi vengono pubblicate. Però a me piace tenere aggiornati i miei fans anche attraverso una foto con mia moglie, con mio figlio, qualsiasi cosa faccio durante la giornata, anche con i miei amici, con i miei genitori. Rendo partecipe coloro che secondo me sono la parte viva dello sport, perché senza il tifoso, senza colui che stimola un giocatore a dare sempre il meglio, credo che questo sport non abbia questo risvolto così importante come ce l'ha il calcio in Italia. Certo, ci dai così per divertirsi i tempi della tua giornata su Twitter? Cioè, dove fai? Ti svegli e vai su Twitter a vedere? Come, quando sì, è che sei? Che ormai con gli smartphone è diventata, esatto, istantanea anche la visualizzazione di tutto quanto, quindi la mattina quando ancora sono nel letto vado a guardare anche chi mi scrive, cosa mi scrivono, ultimamente qualche insulto, però fa parte del gioco. C'è stata una cosa simpatica sul rigore sbagliato, mi hanno mandato la foto con che sto calciando il pallone da rugby dell'Italia prima di calciare il rigore, quindi su quello mi sono svegliato e ho fatto una grossa risata perché era giusta, è stata sdrammatizzata così, purtroppo c'è stato questo errore, però mi piaceva condividere e quindi nel gergo dei social network ho ritwittato questa foto perché per me ha fatto ridere, è stato un bel gesto. E Twitter e Facebook allo stesso modo oppure? Adesso sono entrato anche in Instagram, è una cosa ancora più diretta, metti la foto, commenti e poi puoi condividere automaticamente sia su Facebook che su Twitter, che ho tutti e due i profili collegati, quindi quando aggiorno Instagram va in automatico sugli altri. È una cosa sicuramente diretta, come dicevi te, la prima mossa è stata Sky, che ha introdotto questo Sky Sport 24 per mantenere aggiornati chiunque 24 ore su 24, ma con questi social network ormai siamo passati a minuto per minuto, non più ora per ora, quindi è una cosa sicuramente bella che rende partecipe tutti quanti. Ti chiedo una cosa che tra l'altro se vado a memoria forse in qualche modo ti aveva riguardato, non c'è il rischio che appunto qualcuno decida di aprire un profilo per te e tu te ne accorgi un bel giorno e non sei te veramente? Sì, a volte queste cose, allora con Twitter difficilmente, esatto, succede. Con Facebook? Con Facebook di più, Twitter invece Twitter stesso che è dall'elenco e comunque sia con una faccina accanto al nome dice qual è quello ufficiale e gli altri sono dei fake, quindi con Twitter succede, a me è successo con Facebook che nonostante la mia pagina adesso conta quasi 200, più di 200.000 mi piace, come si dice. Sì. E, però ci sono stati altri fake che aggiornavano automaticamente quando io aggiornavo e a volte è successo anche che sono uscite delle frasi che non avevo mai pronunciato e che quindi in quel momento devi chiamare la società, far comunicare che è una rottura un po' di scatole, però come dicevo prima è l'insulto e anche questo fa parte del gioco. Certo. Va bene, e un'altra cosa che volevo chiederti, che riguarda sempre i social network e che supera un attimo il rapporto fra mondo dell'informazione e diciamo tue esternazioni attraverso il social network diventa anche uno strumento per mantenere fra di voi calciatori rapporti interpersonali. Vedo che molto spesso capita che magari qualcuno anche all'estero magari si fa male un giocatore, deve avere un intervento e c'è qualcuno che gli manda gli auguri attraverso il social network. Sì, quindi sì, ho un modo per mantenere in contatto il mondo del calcio globale, perché comunque sia ormai la totalità dei giocatori usa questi social network e comunque sia anche può sembrare superficiale mandare un messaggio a una persona che ha fatto un infortunio o comunque sia attraverso un momento negativo della propria carriera, però è un modo anche per stimolare la stessa persona a dare qualcosa in più ed è anche
modo per far capire che nel calcio non conta soltanto il denaro, ma c'è anche una passione dietro, un affetto, qualcosa che nasce anche tra persone, tra giocatori che non hanno mai condiviso lo stesso spogliatoio, però nasce quell'empatia a pelle che è normale magari in una vita come tra noi oggi, invece nel calcio può risultare più difficile agli occhi di chi sta fuori. Personalmente ti è capitato con qualche giocatore anche all'estero, cioè di stabilire un rapporto attraverso il social network? Sì, è successo. Io soprattutto in privato ho scritto con David Luiz prima della Confederation e comunque sia questi sono tutti rapporti che poi una volta sul campo aiutano a mantenere quel famoso fair play che uno invoca quotidianamente e infatti nelle ultime manifestazioni ci siamo accorti che comunque tutti quegli atti che potevano sembrare un po' così di tra virgolette guerriglia, anche se un termine forte, però sono andati ad attenuarsi. Senti, avete respirato questo clima di grande contestazione in Brasile? Guarda, noi sinceramente no, perché comunque sia siamo sempre in una bolla di vetro, perché c'è sempre qualcuno che ci protegge, giravamo scortati, però lo vedevi negli occhi soprattutto dei ragazzini, che nonostante per loro c'è solo il calcio in Brasile, il calcio e il mare. Certo. E la difficoltà la vedevi nei loro occhi nell'avvicinarsi a noi, perché avevano paura delle reazioni, perché comunque era sotto gli occhi di tutti che qualsiasi azione c'era la polizia, e giustamente per tenere a freno tutti i manifestanti, con cordoni, con altre opere per fermare questi cortei, lo leggevi proprio nella faccia, negli occhi dei bambini. È un momento triste, però come in ogni manifestazione ci sono sia i pro e i contro. Chi manifesta ha un motivo, chi si vuole difendere ne ha un altro. Senti, nella Juventus uno dei vostri punti di forza è stato il gruppo e questa convinzione attraverso la quale avete autoalimentato l'obiettivo della vittoria. Ti chiedo, si respira questo stesso clima anche in nazionale? È più difficile perché la squadra di club ti dà un rapporto quotidiano, però dal prossimo impegno con la nazionale cominceremo a guardare a Brasile 2014 come guarderemo l'Italia come una squadra, come un team che si allena tutti i giorni per 365 giorni l'anno, perché lo dicevamo proprio durante il viaggio di ritorno con Buffon, con Diamanti, che eravamo scesi di posto. Si è creato un gruppo forte dove tutti si fanno la rincorsa per l'altro e si sacrificano per l'altro, quindi questo lo noti soltanto in una squadra, in un gruppo come può essere la Juventus, che ha dimostrato di vincere con l'unione di tutti quanti, come so dire, l'unione fa la forza. In questo caso anche in nazionale, nell'Italia, c'è un gruppo forte, unito e che va in un'unica direzione, che è quella di portare a casa qualcosa di importante, cominciando dal mondiale del 2014. Siamo quasi riusciti nell'europeo, però siamo arrivati corti e speriamo che il mondiale bisogna arrivare lunghi. Va bene, noi possiamo andare avanti, diteci, ci devono dire gli organizzatori. È preso alla chiacchiera l'organizzatore. È preso dalla chiacchiera organizzatore. Ah, perfetto, come il papà me la cavicchio. Diciamo che sono stato poco ultimamente, perché tra il ritiro da una parte e il ritiro dall'altra cerco sempre di mettervi a disposizione della moglie, perché comunque sia lei quando non ci sono fa lavoro per due, e quindi quando sono a casa prendo io il suo posto e comincio a scoprire cosa significa essere padre adesso, perché comunque sia Lorenzo ne comincia a interagire con me, soprattutto che sono il padre in questo ultimo periodo. Appena sono tornato è corso no, però si è lanciato, quasi corso, verso di me, e credo che queste siano delle gioie che nessun altro, oltre ad un figlio, ti può dare. Leonardo, la tua carriera, il tuo percorso, credo sia un bel messaggio anche da dare
dare ai giovani. Ecco, tu girando continui a vedere comunque che questo è il nostro, è un paese che continua a produrre giovani calciatori importanti. Ecco, che messaggio ti senti di dare anche ai ragazzi che cominciano? Allora, sinceramente io credo di essere stato molto fortunato, perché a 22 anni giocavo in Serie A con il Bari e ho avuto un allenatore che ha avuto fiducia in me, non ha avuto paura dei pregiudizi, che soprattutto in Italia ce ne stanno tanti quando un allenatore butta in campo un giovane. Poi dicono sempre si rischia di bruciarlo, ma non possiamo giocare con questi giocatori. Invece io dalla mia ho trovato Ventura che se ne è sbattuto di tutti questi pregiudizi, mi ha lanciato. Io ho sempre una parola di riguardo nei suoi confronti, perché mi ha lanciato nel grande calcio e da lì è nata la mia carriera. Poi prima di incontrare Ventura sicuramente ho incrociato difficoltà importanti, soprattutto a Treviso, quando giocavo e non giocavo, facevo tribuna, e per un ragazzo di 20 anni non è facile star lontano da casa, e per di più la società Treviso non navigava sicuramente nell'oro, come si è visto poi nei fatti che sono successi dopo che io sono passato al Pisa, e quindi ero fuori casa, non giocavo, stipendi non se ne vedevano, era dura. Però lì ho trovato quella forza, quel carattere, anche grazie alla mia famiglia che mi è stata vicina, perché vivere a 700 km di distanza, non avendo soldi, perché non mi vergogno a dirlo, perché il Treviso non pagava e quindi dovevo chiedere al babbo di finanziare, è lì che si è formato il mio carattere, quello di non mollare mai, di centrare un obiettivo, di doverlo prendere a tutti i costi, perché io quel sogno che rincorrevo da bambino e che oggi sto vivendo non lo volevo mollare, e così è stato. La mia tenacia, la forza interiore che avevo mi ha portato ad essere un giocatore della Juventus, il club più prestigioso che c'è in Italia, e portare una volta al mese quasi la maglia della nazionale è il sogno che continuo a vivere. Roberto Mancini è l'allenatore che ti ha fatto esordire in Serie A. Sì, anche lì è stata, diciamo, io ero in primavera un anno sotto, giocavo e non giocavo anche lì, diciamo che i primi 3 anni di carriera giocavo e non giocavo, quindi non è che siano stati, non era tutto oro quello che non giocava, però anche Mancini mi faceva allenare, mi ha fatto giocare in Coppa Italia e poi a Cagliari nell'ultima giornata di campionato, quei famosi 5 minuti che non dimenticherò mai, perché siamo sempre le solite. Era il sogno che cullavo sin dai primi calci che davo sotto casa con Riccardo. Soprattutto Riccardo. Ma diciamo che era un sogno della famiglia. Certo. Però sono riuscito ad arrivare fin lassù, e la dedico sicuramente ai miei genitori, a mio fratello, a tutte le persone che hanno creduto in me sin da piccolo e che mi sono state accanto e che hanno voluto che tra tanti fosse proprio Leonardo Bonucci a prendere quella rampa e salire in alto. Raccontaci per quello che è possibile Antonio Conte, che deve essere tostissimo, però quella probabilmente è anche la forza poi di un uomo che riesce a ottenere quello che ottiene dalla sua squadra. Sì, è lampante come la Juventus, con quasi gli stessi giocatori dell'era del Neri, a quella di Conte si è passato da un settimo posto alla vittoria di uno scudetto. Al di là che sicuramente giocatori come Pirlo e Buccini possono fare differenza, però in quelli che già c'erano era cambiato qualcosa dentro, e quel qualcosa dentro l'aveva cambiato Conte, arrivando e dicendo: per me partire tutti allo stesso livello, chi corre, chi fa la guerra con me, gioca. Chi si tira indietro, per me non conta niente, e credo che questo sia un po' la Juventus, la voglia che ha di vincere in ogni partita, ogni volta che scende in campo, e questo ce lo trasmette il nostro allenatore anche durante gli allenamenti. Ti racconto un aneddoto: noi
pochi anni fa andammo in ritiro a Filadelfia. Arrivavamo in aereo alle 10 di sera, non ne volle sapere di andare in hotel, tutti al campo, corsetta e poi dopo a cena. E il giorno dopo, corse, ma corse vere a faticare, e finimmo tutti in mutande dal caldo che c'era. E lui non voleva sapere di farci fermare, fino alla fine, dal primo all'ultimo metro di corsa non ce n'ha risparmiato uno. E da lì capisci che noi potevamo soltanto vincere, non ce n'era altro. Ci sono delle affinità, oppure segnalaci le differenze fra Conte e Prandelli? Come allenatori sicuramente sono simili, perché ad entrambi piace preparare la partita sul campo, disporre la squadra, fare tutti i movimenti tattici, preparare i calci piazzati, tutto nel minimo dettaglio sul campo. Sicuramente Conte, agli occhi del pubblico, risulta un allenatore un po' più caratteriale, più forte, più tenace, più aggressivo. Però allo stesso modo Prandelli, anche se non lo dà a vedere, però anche lui dentro lo spogliatoio, quando c'è da far partire l'urlo, lo fa partire anche alla grande. Quindi c'è una sottile differenza all'occhio del pubblico, ma nell'occhio del giocatore sono due allenatori che si assomigliano tanto. Come siete diventati gruppo all'interno della nazionale? Visto che, insomma, dicevamo prima, ci si vede più di rado, insomma, quindi è più difficile stabilire il... Innanzitutto c'è da dire che ogni giocatore, prima di tutto, è un uomo, e come uomo ci tiene ad instaurare dei rapporti al di là del calcio. Questo rapporto che è nato tra di noi, giocatori come Buffon che hanno vinto tutto, Pirlo, campioni del mondo, Champions League, però alla base di tutto c'è un sentimento di amicizia, di affetto, che ci unisce anche con altri giocatori che vedi una volta al mese per 5, 6, una settimana, 10 giorni. Però siamo dei bravi ragazzi e credo che questo conti più di tutti per formare quel gruppo che poi ti dà una mano ad arrivare fino in fondo, come è stato l'Europeo, perché per stare 40 giorni in ritiro, avere 2 giorni liberi per andare a fare una cena, però sempre tutti insieme, solo con la voglia di stare uniti, di remare tutti dalla stessa parte, di centrare quell'obiettivo, ci riesce ad arrivare fino in fondo, se no diventa duro. Pirlo, che grande esempio è per chi fa questo lavoro? Insomma, uno che ha 33 anni ha vinto qualsiasi cosa. Infatti ero un po' insultato perché gli mancava solo l'Europeo. Non l'abbiamo vinto, mancava solo a tutti. Abbiamo vinto tutto, così vinciamo anche noi l'Europeo. Però trova veramente degli stimoli straordinari. Credo che Andrea sia l'esempio del vero campione, sia dentro che fuori al campo. E sicuramente è stato bravo nel capire, quando non aveva più stimoli al Milan, trovare una nuova sfida, una rivincita, con chi l'aveva definito un ex giocatore, comunque sia un giocatore che poteva dare poco ancora al calcio italiano. Invece si è rimesso in discussione, si è rimesso in gioco e ci ha fatto sicuramente vincere un scudetto, perché quello della rinascita della Juventus è per metà suo. Tu dici che è molto. Sì, 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 sì. Noi sicuramente siamo una grande squadra, quest'anno ancora di più, però il primo anno, il primo scudetto, avere Andrea Pirlo in campo, cioè davi la palla a lui, eri tranquillo che qualcosa ne veniva fuori. E infatti ha vinto la classifica degli assist, perché Nick Steiner deve sicuramente più di una cena, perché ha fatto fare almeno 3-4 gol, doveva solo spingere la palla in rete, quindi è un valore aggiunto, un grandissimo campione. Fuori dal campo non se n'è mai sentito che abbia fatto qualcosa di stravagante, sempre uno lineare, attaccato ai valori della famiglia, e credo che questo sia un grandissimo esempio per chi li conosce, ma anche per chi non lo conosce. Al di là di quello che sembra, lui anche nelle interviste non accenna un sorriso, ha una faccia un po' più felice, però è un simpaticone, uno che fa gruppo, è sempre pronto alla battuta, però
campo e soprattutto davanti alla divisione si trasforma, ma chi lo conosce sa bene che può essere sia un duro ma anche un bravissimo ragazzo. Oltre te chi è che fa più gruppo di tutti in nazionale? E tu devi essere uno. Io mi ci metto che mi la faccia. Però ma, Diamanti, De Rossi, lo stesso Buffon, diciamo un po' più riservati sono le new entry, che fanno un po', non fatica, però sai, se non c'è un carattere forte, quando trovi accanto Buffon, Pirlo, De Rossi, stai un po' sulle tue. Però noi cerchiamo sempre di, anche scherzando con la battuta, di tirare nel mezzo tutti, e infatti quest'anno si è creato nuovamente un bel gruppo, anche con lo stesso Candreva che era nuovo nel gruppo, con Cerci, con De Sciglio che ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore nonostante la giovane età, però si è creato quel gruppo che ti permette di andare avanti anche in situazioni come quelle della Confederation, dove sei uscito tra virgolette perché hai perso una semifinale malamente, perché meritavamo di più della Spagna, però siamo scesi in campo con orgoglio, con un gruppo sano e unito fino alla fine nell'obiettivo che era quello di mettere qualcosa di importante in Alba, che è sicuramente un terzo posto in Confederation, ma nei confronti con squadre di Spagna, Brasile, Uruguay, Messico, che sono le ultime arrivate, è sempre bello. De Sciglio sembra avere una maturità da uno a fine carriera, all'inizio. No, Mattia, secondo me, di qui ai prossimi 15 anni sarà il terzino più forte, perché ha le qualità, ha carattere e poi un bravissimo ragazzo, non sento mai parlare, però quando c'è da mettere la gamba non si tira mai indietro anche in allenamento, quindi questi sono i giocatori che arriveranno in alto fino in fondo. Avevano provato pure a te, fate fare il terzino, non si mai era riuscito mai sinceramente. Sì, avevano provato ma fece troppo fatica lì sulla fascia. Tu nascevi centrocampista? Ricordo, sì, ma vero? No, centrocampista, perché c'è questo, diciamo, ho fatti tanti ruoli, perché i primi mesi di Beretta e Viterbese con Perrone allenatore giocavo prima punta e non era andata male, perché in 7 partite ho fatto 4 gol, quindi mai la cavavo male. Però poi Benedetto fu quel giorno che mi disse: se vuoi far carriera devi fare il difensore centrale. Io un po' malincuore disse: va bene, se lo dice lei, mister, ero il capitano, non potevo fare tanta confusione. Ho detto va bene, agli ordini, mi sono messo lì dietro e poi la storia la sanno in tanti. Senti, se tornando ai social network e a questo nuovo modo di comunicare, se dovessi mettere due immagini del primo e del secondo scudetto su Twitter domani, due momenti topici, quali indicheresti secondo te? Quali nel primo anno e il secondo, quali sono stati i due momenti in cui avete poi avuto la vittoria in pugno? Il primo, credo che il mio gol a Palermo, ma non perché fosse il mio, ma perché comunque sia quello del sorpasso. Il Milan aveva perso contro la Fiorentina con il gol dell'ex bianconera Mauri, noi giocavamo alle 6:30 e il primo gol, quello del sorpasso, fu di Leonardo Bonucci, e credo che quella sia l'immagine del gruppo della Juventus. Io ero partito male, perché male, era un passo a andare in Russia allo Zenit. Poi, questa era la domanda dopo, però anticipato, mi sembra un difensore anticipa. Certo. È stato un po' lo scritto della riscossa, sia per la Juventus ma anche a livello personale, perché nei mesi di febbraio e marzo ogni volta che entravo in campo sentivi sempre mugni, qualche fischio, perché non ero ben visto dalla tifoseria o magari da chi pensa di capire tanto di calcio. E una volta invece che sono riuscito ad esprimermi al massimo grazie al mister, che ha trovato questo 3-5-2 dove io faccio praticamente il libero staccato e il regista staccato, sono riuscito a entrare nel cuore di tanti. Adesso, anche dopo l'errore della Confederation, me l'hanno dimostrato ancora di più, come ti dicevo, sui social network. Oltre agli insulti, poi ci sono stati tanti messaggi di vicinanza, di orgoglio, perché sono entrato nel cuore attraverso il lavoro,
attraverso la voglia di non mollare, e credo che questo sia il valore in più di Leonardo giocatore. A proposito di momenti di difficoltà, non è esattamente un momento di difficoltà, però tu hai giocato ed eravate proprio la coppia di difensori centrali del futuro, voglio dire, cioè, quella proprio tutti dicevano questi giocheranno tutta la vita insieme, con Ranocchia, che invece a un certo punto ha incontrato qualche difficoltà all'Inter, cioè perlomeno è sembrato come se tutti si aspettassero di più da lui. Sicuramente quando Andrea è entrato, non in confusione, però ha avuto questo periodo di declino della sua carriera, è coinciso con il declino dell'Inter, con una squadra che non era più squadra, perché la vedevi in campo e anche negli occhi dei giocatori, che facevano fatica a ritrovare quel gruppo che invece si respirava anche solo quando si andava in campo nella Juventus. Io dicevo sempre ai miei amici, nell'Inter rivedevo la Juventus di Del Neri. In quel momento era subentrata una paura che, se non sei caratterialmente forte e ti butti tutto alle spalle, rischia di sotterrarti. Credo che questo sia un po' quello che è successo a Andrea, però poi è riuscito a venirne fuori, e sicuramente lo dimostra il fatto che è stato convocato nella rosa dei 30 prima di partire alla Confederation. Andrea ha un valore importantissimo per la nazionale, per il calcio italiano, perché è un grandissimo difensore, e anche lui è un ragazzo d'oro, è uno di quelli che non lo senti mai parlare, difficilmente lo vedi da qualche parte a far casino, ma quando c'è da mettere in campo tutto ti dà quello che ha e anche oltre. E sicuramente l'anno prossimo Andrea farà un grandissimo campionato, e mi auguro di ritrovarlo in nazionale e di riformare quella coppia che aveva stupito l'Europa, come diceva sempre Ventura. Nemmeno. Tra l'altro, adesso dico una cosa, tanto siamo pochi, non ci sente nessuno, non ci sente nessuno. In ogni coppia, no? Poi viene fuori che c'è quello che traina l'altro. Allora c'è chi poi dice sì, ma alla fine evidentemente quello forte, quello che trainava, perché all'inizio i rapporti sembravano invertiti, diciamo la verità. Adesso torno al vecchio giornalismo, non quello dei social network, quello delle domande un po' col pepe che possono mettere in difficoltà. Però davvero, cioè, voglio dire, la coppia Bonucci-Ranocchia cresceva, che nella testa della gente era Ranocchia-Bonucci, poi la storia racconta. Vabbè, la storia racconta che Ranocchia gioca all'Inter, Bonucci alla Juventus, e che dice è andata bene comunque. Anzi, male non è andata neanche Andrea, perché sia gioca sempre all'Inter, una delle squadre più forti dopo la Juventus. Però Riccardo non sarà fatto una battuta male. No. Te l'ho detto, io sono passato in quello che ha passato Andrea quest'anno quando sono arrivato alla Juventus, un po' il peso della maglia, un po' le responsabilità che ti dà un momento negativo come quello che ha attraversato l'Inter quest'anno. Io ho attraversato la Juventus neri, eravamo fino a gennaio a 2 punti dalla vetta, e poi dopo siamo arrivati settimi. È normale che quando succede questo la colpa è del più giovane, la colpa è dell'ultimo arrivato. Poi io specialmente ero stato pagato tanto dalla Juventus essere un difensore di 23 anni, e sicuramente ho ricevuto molte più critiche di quelle che mi meritavo. Per quanto riguarda il parallelo con Ciranocchi, credo che siamo due giocatori diversi. Lui è un giocatore più fisico, a cui piace andare in contrasto, a me invece piace più impostare, prendermi anche il rischio di fare la giocata, l'errore che può costare un gol subito, però fa parte di me, e credo che questo sia stato il segreto perché poi Conte è passato alla difesa a 3 per sfruttare le mie caratteristiche, che poi ci hanno portato alla vittoria dello Scudetti, ai quarti di finale di Champions League. E diciamo che a Bari ci completavamo bene, perché io impostavo e lui menava. Poi dopo, una volta che ci hanno diviso, abbiamo fatto un po' fatica. Lui menava, ma c'era nessuno che impostava, io impostavo, non c'era nessuno che salvava dopo. Però Andrea, come dicevo prima, un grandissimo giocatore, io anche, non è che sono così male, però speriamo
di ritrovarci presto insieme e di continuare a scrivere come abbiamo fatto parte. Senti, secondo te in prossima stagione troverete sempre il Napoli come rivale per lo scudetto, o così questi cambiamenti, il nuovo allenatore, il fatto che non si sa ancora quello che farà Cavani potrebbe cambiare le gerarchie del campionato futuro? Napoli sicuramente quest'anno diventa un po' un rebus, perché ha giocatori abituati a giocare con la difesa a tre, con un centrocampo, lo Stomaggio e Zuniga esterni che abituati poi a fare la fase difensiva, invece la Rafa Benitez gioca un 4-2-3-1, quindi è un po' da testare. Invece quella che a me mi mette più paura è l'Inter, perché è un allenatore valido e forte, perché Mazzarri ha dimostrato con il Napoli di poter concorrere nella vittoria del scudetto alla Juventus, però con gli ultimi due acquisti che ha fatto la Juventus, credo che anche quest'anno non ci ne sia per nessuno. È curioso il fatto che la società campione d'Italia potrebbe anche essere quella che mentalmente aspetta un po' di più, invece insomma, stando a quello che vediamo, la Juventus ha già preso due attaccanti che insomma sembrava che non ce ne avessi gli attaccanti, invece no, ce ne ha adesso altri sei. Ora è difficile bene, perché qualcuno purtroppo se ne doveva andare, certo. Lì arriva il difficile, insomma, i due colpi che sono stati fatti sono due top player. Io ho giocato contro Llorente a Spagna-Italia a Bari pochi minuti, però mi sono bastati per capire che ha delle potenzialità importanti. Nessuno ne ha parlato nei giorni scorsi, ma insieme a Tevez la Juventus ha preso Llorente a parametro zero e ha fatto un grandissimo acquisto. Cucci ci sarà felicissimo, ma non di quello che dici te, di quello che ha fatto. Si è sposato ieri. Esatto. Non ci pensa. Non ci pensa ed è felice. Hai fatto prima riferimento allo Zenit, c'è stato quel momento, insomma, loro erano seriamente interessati. Nel tuo futuro, dopo la Juventus, tu vedi un'esperienza, cioè ecco, una cosa, un'esperienza all'estero ti stimolerebbe, ti piacerebbe, oppure no? Premesso che mi è sempre piaciuto il calcio inglese, e premesso che Barcellona mi piace per come gioca, sì. La volontà mia è quella di rimanere fino a fine carriera alla Juventus. Una grandissima società, a Torino con la mia famiglia sto da Dio, abbiamo cominciato a vincere e speriamo di chiudere la carriera con la Juventus, continuando a vincere ogni anno. Senti, visto che la pietra miliare l'abbiamo messa, abbiamo detto che vuoi rimanere alla Juventus fino alla fine della tua carriera, il calcio inglese, dimmi la squadra del calcio inglese che ti piace di più. Quello che mi è piaciuto di più è sempre stato il Chelsea, un po' per tradizione, un po' perché ci sono passati tanti italiani, anche tanti giocatori e poi allenatori, avendoci giocato contro nella Champions League dopo che avevano vinto lo scorso anno la Coppa dei Campioni. È una società, è una squadra che mi ha sempre appassionato, non c'è un vero e proprio perché, però se dovevo guardare una partita del calcio inglese guardavo il Chelsea, anche perché prima ci giocava Drogba e secondo me l'attaccante più completo e più forte che ci sia al mondo. È un po' anche per capire che l'avevamo quasi preso. Ci mancava proprio quel gradino in più che ci hanno anticipato. Marotta non è stato un bravo difensore, no? Sì, il Chelsea, è sempre stato il Chelsea. Con i vari Terry, Drogba, Lampard, comunque sia delle bandiere che hanno portato in alto quella squadra. Però quest'anno sono trovati di fronte una grande Juventus, perché sono arrivati a vincere l'Europa League, è vero, però credo che il loro obiettivo fosse quello di andare il più avanti possibile in una competizione che avevano vinto nell'anno precedente. Ma quando sono venuti a Torino, allo Juventus Stadium soprattutto, non ce n'è, perché uno stadio in quel modo è veramente il dodicesimo uomo in campo.
ce l'hai tutti lì, tutti attaccati, tutti che ti incitano, e quando non ce n'hai, grazie a loro trovi quel qualcosa in più che ti aiuta ad arrivare fino al fischio finale. Com'è? E sono abituato ultimamente anche a vincere. Invece fra Barcellona e Real Madrid, Barcellona. Tutta la vita, sì. Tutta la vita, per l'idea di gioco che ha, il Barcellona è il top a questo momento. Diciamo che nell'ultimo anno non si è verificato, però in questo momento a livello di gioco, anche perché con l'acquisto di Neymar insieme a Messi torneranno sul tetto tra le prime quattro d'Europa. Certo, non sarà facile mettere insieme due giocatori così, insomma. Ma per il modo che c'è di giocare il Barcellona è più facile, non gli serve quell'attaccante che gli dà profondità, che gli dà peso, che gli dà. No, io sai di cosa parlavo, Leonardo, proprio del fatto che magari ognuno, Messi è una stella conclamata, e Neymar probabilmente punta ad esserlo, e avere accanto uno così. Sì, potrebbe essere pericoloso, perché ti potrebbe creare qualche screzio all'interno dello spogliatoio, o comunque sia un po' di antipatia fra due, però credo che due campioni che giocano il calcio per divertirsi, perché loro lo giocano per divertimento, quando hanno palla nei piedi e vedi la tranquillità con la quale approcciano a quello che devono fare, lo fanno divertendosi, credo che questo non sarà un problema per il Barcellona, ma anzi avere due fuori classe così aiuterà il Barcellona stesso a vincere. Ti incuriosisce di più Guardiola al Bayern Monaco o Ancelotti al Real Madrid? Guardiola al Bayern Monaco, perché arriva in una società che ha vinto praticamente tutto nell'ultimo anno e confermarsi è difficile, però è una grossa strepitosa anche il Bayern Monaco, perché siamo passati, ci hanno rotto le ossa purtroppo, però è una squadra valida, dei giocatori forti, e loro più di tutte le altre grandi squadre mi danno la sensazione di essere un gruppo unito, compatto, che rema tutto nella stessa direzione. Quello che ha fatto finora la società sul mercato, secondo te sono passi importanti anche per diminuire quel gap in Europa? Sì, passi importantissimi, perché Tevez, vabbè, non lo scordiamo sicuramente noi, è un giocatore affermato a livello mondiale che ti può far fare quel salto di qualità che ti serve per competere in Europa. Noi quest'anno abbiamo trovato quella difficoltà, quel giocatore che nel momento di equilibrio ti poteva dare una scossa alla partita, e l'abbiamo soprattutto avuto nel primo tempo del Bayern, dove nonostante avessimo tutti quanti dati il 110%, no, l'avevamo messo solamente in pensieri di promozione di Pirlo. Questo ti fa capire quanto un giocatore che rompa gli schemi ti serve in ogni partita. Qual è l'attaccante che secondo la tua esperienza finora ti ha veramente creato difficoltà? Quello più di tutti credo Milito, perché è un giocatore completo, e poi è sempre pronto ad attaccarti al minimo passo che fai. Se anticipi la giocata, lui già ha letto quella dopo, e quindi devi sempre stare attento e rischiare pochissimo l'anticipo, e poi un giocatore d'area di rigore, quando gli arriva la palla devi andare di rigore o di testa o di spalla o di culo e fa gol, quindi devi stare sempre attento, perché lui è il giocatore che vorrei incontrare il meno possibile. Senti, il mercato della Juventus è finito secondo te? No. Hai fatto proprio una faccia che lo sai, lo so, ma non posso dire. Non è un donna, quello vabbè, già, no, già abbiamo preso. Come? Sì, è buonissimo. Non ci sbilanciamo di così. Ci sono giovani difensori, giovanissimi, che hai visto e che sono bravi di prospettiva?
di tutto quest'anno è stato Marchinhos della Roma, 94. Grandissima potenzialità e sicuramente farà bene, farà una grandissima carriera. Ha delle doti, è esplosivo, è rapido, è veloce, è fisico nonostante abbia 19 anni, quindi anche lettura della giocata. Secondo me è un giocatore che avrà grandissimo futuro. Giovani italiani? Giovani italiani abbiamo, purtroppo ne abbiamo persi già due. Viraghi e, sono, scusa, Donati e Caldirola, Sì. Che secondo me potevano far bene anche in Italia, però come dicevo prima, in Italia è difficile, negli ultimi anni un po' qualcosina è cambiato, però si fa fatica a dare la giusta fiducia, ci sono pressioni diverse sui giovani. Ma perché questo? Perché poi voglio dire, adesso oggettivamente non si... Bisogna dirlo anche perché prendere coscienza dei propri limiti secondo me aiuta. Non siamo più il miglior calcio d'Europa. E allora perché non dobbiamo puntare sui giovani? Questa è una bella domanda. Secondo me, come dicevo prima, le pressioni che vengono dalle tifoserie, dagli obiettivi, dai media stessi, perché comunque sia in Italia... giornali, trasmissioni sportive sono tante e sicuramente danno non troppo qualche impressione. No, sono tante. Non siamo di e ti danno tante pressioni e sicuramente una società prima di mettere in campo un giovane, mettere sulle spalle questa responsabilità ad un ragazzo di 20 anni ci pensa due volte per non finire poi nel patibolo durante l'anno, perché è facile dopo due o tre giornate che un giocatore di 20 anni sbaglia, ecco, non era pronto, adesso lo brucia, allora lo mettiamo in tribuna, gli facciamo capire che non deve far così, che non deve far così, invece in Europa non succede, tantissimi giovani, cioè, noi c'è una statistica che va bene, è Sergio Ramos, un giocatore affermato, però un ragazzo che ha 27 anni e ha 110 presenze in nazionale, quindi qualcosa vuol dire, sicuramente è un grandissimo difensore, lo è stato da quando aveva 18 anni, però in Italia un ragazzo di 27 anni che ha 110 presenze non lo trovavi prima e non lo troverai secondo me mai. Questo ti fa capire la differenza che c'è tra l'Italia e tutti gli altri paesi che buttano nella mischia, poi come va. Se non arriva ad essere il giocatore che tutti speravano, andrà a giocare in una formazione minore, ma se invece diventa quel giocatore forte che tutti dicevano, allora è stato un colpo di genio. Però in Italia si fa fatica ad osare questo tipo di mentalità, perché ma le pressioni sono, io non so quello che c'è all'estero, però sicuramente in Italia sono tante e forti le pressioni che subiamo noi dall'esterno per i tifosi, perché vogliono sempre giustamente vincere e dagli stessi media che cercano sempre quella notizia per fare al torneo di Viareggio ho visto un difensore bravo della Juventus della primavera vostra che è Rugani. Sì. Lui si è allenato per diverso tempo con noi, un 95 se non sbaglio. Sì, esatto. Sì. Bravo e forte. A me piace, io lo paragono a Chiellini perché è un difensore di quelli che si fa sentire, che è fisico, non ha paura di niente. Negli ultimi mesi che se ne andò con noi è migliorato tanto e poi ha lo stesso procuratore mio, quindi sicuramente bravo, qualcosa di buono uscirà. Ma ho fatto bene i conti o ricomincia il campionato e fai 100 con la Juve in campionato? Sì, all'esordio del prossimo campionato faccio 100 con la maglia della Juventus in Serie A. È bello perché
dire che in 3 anni sono diventato un elemento importante per questa squadra. C'è un anziano, ma lascio il posto. C'è cosa più bella che scendere in campo ogni domenica con la consapevolezza che tutti si fidano di te e che c'hai sulle spalle la nave, perché comunque sia il gioco dopo Buffon la palla passa a Bonucci e Bonucci se non la passa a Pirlo su guai. Quindi tutto lì è il segreto. Ed è bello, sono responsabile, mi sono sempre piaciuto e sicuramente farle per 100 volte con queste maglie, anche di più, perché tra coppe e altro ho quasi toccato le 150 partite con la Juventus, è bello e emozionante allo stesso modo. Poi c'è il 196 da professionista, sì, campionato, quindi quest'altro anno è il campionato di record, 100 con la Juve, 200 da professionista. Sì. Ho giocato tanto, sinceramente, elevati. E sei giovane, perché insomma, voglio dire, 26 anni, non sono vecchio, dai. Appunto, sei giovane, anche voglio dire, però non sono vecchio. Appunto, dico, quindi hai vinto, hai ottenuto traguardi importanti. Non mi lamento della carriera che ho fatto fin qui e voglio soltanto continuare a migliorare. Prossimo anno, terzo scudetto a fila, obbligatorio. Tanto il Napoli ce lo siamo tolto di mezzo. Pone la storia della Juventus, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere in Italia e di fare qualcosa di importante anche in Europa. E anche i colpi di mercato sono stati fatti, come diciamo prima, sono stati mirati a questo obiettivo, che è quello di ritornare competitivi e a mettere paura alle potenze europee. Va bene, io direi che abbiamo praticamente finito l'atmosfera. Un po' marzulliana, sto quasi per chiederti se i sogni aiutano a vivere, però nel mio caso sì, perché il sogno di giocare a calcio mi aiuta a vivere, lo faccio per lavoro, ma è una passione, è un sogno che rincorrevo da bambino e quindi voglio continuare a cullare questo sogno, come dicevo prima, il più lungo possibile e arrivare a chiuderlo dopo aver vinto qualcosa di veramente importante sia con la maglia della Juventus che con la maglia della Nazionale. Sempre perché non ci sente nessuno, ma al di là dello scudetto, al di là delle vittorie, non lo so, un traguardo personale, visto che questa è la squadra dove tu puoi finire la carriera, il giorno che Buffon si stufa, potrebbe essere la fascia di capitano. Allora lì oltre al sogno non esiste qualcosa di più del sogno, però sarebbe un motivo d'orgoglio indossare la fascia che è stata di giocatori importanti come Del Piero, sicuramente se un giorno sarà mi darà qualcosa in più per trascinare ancora di più la mia squadra alle vittorie. Bisogna dire a Del Piero che Viterbo è bella, deve venire qua con sì, per fare dire. Cioè, mandagli un tweet a Del Piero, dici Alessandro, ma che facciamo? Ma ancora decidiamo Jesolo, Viterbo. Se devi dire a Viterbo, Del Piero. Allora adesso ci metterò. Cercherò di spingere Del Piero verso Viterbo. Grazie a Leonardo Bonucci, grazie a voi. Di questa splendida serata e credo che il ringraziamento vada al mio massimo splendore per aver partecipato e aver reso. Grazie a voi, sì, grazie a voi. E un ringraziamento ovviamente va a Leonardo, che non vuole essere questa una sviolinata di fine evento, ma semplicemente perché si è sobbarcato tante ore di aereo per giungere qui con noi dopo le fatiche nella Confederation Cup. Giunto da noi stasera, ha partecipato e credo che comunque vada riconosciuto, al di là della bella chiacchierata che abbiamo fatto con Leonardo che ci ha fatto passare una velocemente questo tempo, gli vada comunque tributato e questo credo che
da parte di tutti i viterbesi, juventini o non, che debbono essere orgogliosi di questo ragazzo, ormai un uomo che porta così in alto il nome della città di Viterbo, dello sport e della nazionale. Quindi credo che questo viene riconosciuto e un altro, oltre ad essere un grande calciatore, è un grande uomo. Quindi... Grazie per io cerco sempre di rendermi disponibile quando si tratta di portare in alto il nome di Viterbo, di farlo con il massimo dell'orgoglio, perché Viterbo e i viterbesi hanno qualcosa in più. Io lo dimostro sul campo ogni domenica e ogni volta che indosso la maglia della nazionale. Per me Viterbo è nel cuore e ogni volta che vengo chiamato per queste serate è sempre grazie a tutti quanti e sicuramente in futuro ci sarà modo di ricordarci per piacevoli serate. Grazie a tutti.